E Osvaldo, questa è la musica dei nostri scarafaggi, ma scarafaggi in senso buono perché loro erano i favolosi Beatles. Favolosi Beatles con questa She Love You, yeah, yeah, bellissima. Allora leggiamo le dediche su questo motivo. Per l'onomastica è per un grande artista italiano dal nome di Enrico Ruggeri. Tastiere Stefania Schiavone. Chitarre e tastiere Luigi Schiavone.
non mi cercare, che non mi riconoscerai. Non mi cercare, che non mi riconoscerai. Non mi cercare, che non mi riconoscerai. Enrico Ruggeri, quanta polvere, diceva. Bene, 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 subito mi ha da ridere. Allora, Lucilla, se sei tu, Lucilla. Io divino, io ti vedo. Pronto? Ma non è Lucilla? Pronto, sono Lillo di Caposolano. No, va, chiudiamo, vai. Io con io, sei sempre in forma. Oh, pronto? Io pensavo che era Lucilla, mi aveva già aperto il cuore. Pronto, Daniele? Pronto, Lillo? Oh, complimenti, eh? Come va? Complimenti per l'aiutante? No, visto che... Tutto? Che belle ragazze, eh? Oh! Come detto? Daniele, com'è che sei venuti a ricappare il presepio vivo ma San Crispino? A ricappare, prendo, cosa? A ricappare solo la macchinetta? No, a filmare! Come detto, bravo! Oh, finalmente! È una roba bella! Finalmente mi dà ragione! Una gran mucchia! È stato bello! Sì, anche se tutto è nel git bene, eh? Ma quanta... Come non è andato bene? Ne gli ben, perché sconde de che pastrocchi e ne ha portato su mare. Allora avremmo dovuto mettere dovac la capanna sul bambino. Allora, non è un presepio serio, forza, allora. No, beh, inconvenienti. E poi dopo il fiol de palline che faceva l'angiolino sopra la greppia, si è messo a piangere perché... Ah, aspetta, no, aspetta. Il figlio di chi? De palin. E chi è? La gaggia. Non conosco. Sì, è un contadino che è vicino. Allora cosa c'è? Allora, c'aveva il monello, no? C'ha 2 anni, no? Faceva l'angiolino sopra la greppia. La greppia. E cos'è? Domani alla vacca. E io sono... devo imparare con certi termini un po' più evoluti, sì, se voglio. Io non so se... Gesù bambino è niente una greppia. Sì, io so che è nulla culla, comunque. Cioè, italianizzato è culla. Dopo la greggia, grebbia... La greppia, La greppia, non lo so. Sì. No, c'è un altro nome, ne so. Sì. No, domani alle vacche, no? E allora? Allora, di sopra c'era il fiol de palin, no? Faceva l'angiolin. Secondo c'era il ciucci, no? È caduto il ciucci, ha perso il ciucci, si è messo a piagna, ne poteva andare col Ma non sentiva freddo sto poveretto, sto bambino? No, ma era vestito la tunica lunga. Sì. 2 anni già la tunica. In Clea, ma lo dice la gingondena, eh? Cos'è che c'è? Clea, ma lei, ti spiace davanti la parrocchia? Ah, c'è sì. C'è la gingondena? Sì, non lo sappiamo dove. Ma tu fanno la gingondena i monei? Sì. Allora c'è fare la capanna dei pastori? Addirittura? Sì, Goffredo c'aveva le gheppro, il bir, sta un po' di confusione, il bir ha stronchettuto e ha sbaltato la capanna. Chi è sto Goffredo? Goffredo, sempre un contadino di Mocasù, no? Ah, un contadino di Mocasù. Che faceva il pastore. Ho capito. Sì. Ma da dove si telefona adesso, Lillo? Dalla stalla. Sì, ma voglio dire, cioè, non è, insomma... Lei dovrebbe... La gente è venuta a far vedere questo presepio, sì. Cioè, sì, ma non la mucchia, Non la mucchia. Ha fatto da Cicerone, allora? No, io facevo il pastore. Allora, il pastore in mezzo al presepio vivente? Sì, facevo il pastore. C'è le pecore, c'è una stantina di pecore, una confusione. Ah, l'ha riconosciuta tutta. C'era più pecore che a quei che la vita. Più pecore sì. Che... Sì, e poi dopo per concludere, Don Nitolo, a mezzanotte, quando è gita a ricappare il bambino con la greppia, sì. Per portarlo al terra, sì. Ha fatto un ciampicone, ha squiletto la troscia, si è sporchetto la tunica. Addirittura! Sì. Ma dopo il resto è andato bene. Ma comunque in linea di massima, adesso nel contesto generale è andato bene, sì. Sì, perché che non avete sentito a ricappare. A ricappare. Sarà per un'altra volta. Noi vorremmo sentire parlare anche Don Italo, però, fa tanta pubblicità. Adesso, dopo che dopo le prendi, che capisci, va alla lunga. La televisione come è messa? È messa da sopra. Ancora? Sì. Oramai sotto queste feste... Sì, si è vista la bella roba? No, dicevo... Tutti i presepi d'Orbegna, beh. Sì, no, io dicevo una cosa... Un minuto ben, ma lei c'era un po' d'acqua, eh? Com'è che tutta l'acqua? Quello lì è fatto apposta nella fontana, Lillo, è stato... Sì, mangio i bambini per prendere reumatismi prima della crescita. Vabbè... Com'è, là? No, dai, ma non è possibile. Non è possibile. Ma tu hai visto tutte le luci che c'è in Orbegna? Hai visto? Ma chi pega tutta la corrente, lì dopo? Siamo a piccola Broadway,
Com'è? Una piccola Broadway. La roba lavagnè. No, 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 è diciamo, così una piccola Roma, una piccola Milano, né? Cioè, perché se altrimenti è difficile spiegare a Lillo cosa significa Broadway. Il Bruno? Sì, il Bruno, con i capelletti, vai. Sì. Va bene, Lillo. Sì. Allora, sì. Come ha passato? Come il Natale, come l'ha passato? Va bene, sono normale. Una magneta, voi. Capirai in campagna poi. Tutto bene allora. Sto un blocchetto stomaco. Adesso, va bene, tutti adesso, non è che non è che ottura il metauro anche lei con non è che ottura il metauro anche lei con tutti questi perché sono i cittadini di Urbagno questi giorni al mangiare, forza di mangiare con tutte queste feste, poi probabilmente dovranno scaricare l'IVA e allora scaricano l'IVA, vanno a gabinetto. Vabbè, io l'ho detto in un termine, no, cioè, cosa c'entra ci vanno, però insomma l'uomo. Bene, allora Lillo. Sì. Sì, ma il proverbio lo dice o no allora? L'ho proverbio. Detto? Mi sembra di no. Io sento dopo Natale è sempre carnevale. Ah beh, giusto, dopo Natale però c'è prima l'Epifania, mi sembra. Sì, ma è proverbio così, non so, Già l'ho beccata, è vero. Questa volta è in fallo però, ha sbagliato, Sì, posso fare la delega? Come no, dica. Dimmi. Un Bechman, pronto, Daniele. Sì. Cos'è un Bechman che le tue portale? Mi pare io. Facciamo un forza velocemente. Tania, sì. Prendi un attimino il microfono. Sì. Tania, allora. Ciao. Lillo, parla con Tania un attimino. La Tannica? Tania, il nome della ragazza. Parla con Tania. Ecco. Ciao, Tania. Ciao. Sei bella. Grazie. Grazie. Se fossero con te le donne, Se fossero come Maria Rosini, manca che tu danzi davanti. Ha detto se fossero tutte come te le donne. Complimenti, Tania, Sì, grazie. Veloce, Lillo, ecco. Ciao, ti posso andare un bacio? Sì, Lillo, guarda, senti qua. Passiamo. Ormai sì, guarda. Allora, eccola qua, Simonetta. Ciao, Lillo. Simonetta? Ciao. Sì. Come stai? Sto bene, grazie, tu? Ma che fa un freddo. Sei breve anche a te, Grazie. Un bacio veloce. Ma è un gatto Bene, va bene, anche Simonetta ringraziato. E allora noi ringraziamo anche Lillo, va bene. Saluto Lillo, allora scusa ad un'altra occasione. No, si figuri, certo. Saluto mai tu, D'accordo. Allora Lillo, la mangiai la carinaccia? Sì, l'ha mangiata. Era buona, L'ha mangiata, Invece la fashionette. Allora Lillo, questa, la delega, chi la vuol fare questa delega? Ma la Rosina. Alla Rosina che le sono morente. Che le manca due denti davanti, no? Sì, porca mia, le manca anche dietro. Mi sono accorso. Ma ce ne sono tante, no? Va bene, d'accordo, allora giriamo pagina, Lillo. Sì. Allora, cosa il libro, però, Sì. Ha ragione. Bene, allora alla Rosina e a tutte le signore, dopo aver augurato un buon Natale, allora un buon e felice anno nuovo da tutti noi di RMC e TRC, questo bel Valzerotto, ok? Grazie, ciao Lillo! Ciao.